Per chi appunto ci ascolta, noi siamo Carcassa, siamo Legione, siamo tanti, siamo una merda, siamo schifosi e siamo qua per voi. Noi siamo qua per portare tutto ciò che è repellente, tutto ciò che è disturbante. E questa sera porteremo un film che di per sé si potrebbe considerare un dramma, però c'è dentro anche qualche sbudellamento, qualche essere umano fatto a pezzi, nonché qualche roba piuttosto disturbante, per cui abbiamo deciso di portare comunque questo film. Questo film l'ha scelto Nick, per cui ragazzi si può piangere tanto, e il film di questa sera è Brimstone, lo potete trovare su Amazon Prime se l'avete. E con me c'è Bleedingram qua, sotto Buonasera. Ciao di me c'è Nick, ragazzi, ciao a tutti. il colpevole di aver scelto questo film, e qua da questa parte qua c'è il nostro Simone. Buonasera a tutti. E io sono il vostro Jack e ospite pigmalione, così a cazzo, della serata. E allora, intanto, il film di questa sera, Brimstone, si prevede una puntata potenzialmente frizzantina, perché portiamo forse il primo western su questo podcast, o se non il primo, comunque uno dei pochissimi western che hanno a che fare con appunto le nostre tematiche, e ci entra un po' di in maniera un po' tangenziale, ma ci entra. E comunque vogliamo parlarne perché è un film che potrebbe esserci piaciuto. Non facciamo spoiler. Allora, chi vuole fare la sinossi di questo film? Aspetta, parto io che volevo fare un cappello introduttivo polemico, che è questo. Allora, quando io ho consigliato questo film a Jack, l'ho consigliato per dei motivi che non erano politici, ma erano legati un po' a delle robe della... Vabbè, era un film che ho detto, minchia, se questo lo vede Jack, secondo me gli piace un botto. E quindi gliel'ho consigliato. Purtroppo, questo film si è rivelato, nonostante sia un film del 2016, drammaticamente reale, perché è un film che comunque, oltre a essere ambientato nel West, che era comunque un mondo diverso da quello che era oggi, dove la figura femminile viveva in un modo decisamente diverso, per dire poco, questo film è drammaticamente attuale alla luce un po' di quello che sta succedendo. Per chi non lo sapesse, molto in breve, che cosa è successo, ma penso che più o meno l'abbiate letto tutti. Negli Stati Uniti è stato dichiarato che fondamentalmente l'aborto non è un diritto costituzionale, quindi la Corte Costituzionale si è espressa e ha detto: ok, secondo noi nella Costituzione non si parla di aborto. Ok. C'è una Costituzione dove hai il diritto di portare delle armi, c'è una Costituzione dove hai il diritto di esposizione, per cui in alcuni stati tu puoi girare armato e la pistola la puoi mettere in bella vista perché così fai vedere al cattivo che è il cazzo più grosso. Vai, Jack. Potenzialmente adesso da poco, da forse settimana scorsa o questa settimana, la Corte Suprema si è espressa che puoi portare anche armi nascoste, cioè è un diritto portare armi con sé. Quindi anche gli stati che non erano d'accordo adesso dovranno garantire il diritto alle persone di portare le armi nascoste con sé. Questo garantisce la Costituzione americana. Quello che è successo, e su cui volevo fare un po' di chiarezza prima di parlare del film, è questo: non è che negli Stati Uniti adesso è illegale abortire. Semplicemente quello che è successo è che è stata stravolta una sentenza con cui si era riconosciuto il diritto costituzionale all'aborto in certe condizioni. Quello che succede adesso è che dei giudici, che, così apro e chiudo una piccola parentesi, arrivano tutti dalla vecchia amministrazione, quindi non sono i giudici, come si legge in giro, di Biden, ma sono i giudici che sono stati eletti nella legislazione precedente, quindi sono quelli al parrucchino, hanno stabilito che siccome l'aborto non è un diritto costituzionale, ma ciascuno Stato potrà deliberare. Tra l'altro, la sentenza che è stata abolita è quella di Roe vs. Wade, che è una sentenza degli anni 70 più o meno, in cui sostanzialmente una donna si era battuta per far riconoscere il diritto di abortire il terzo figlio, non
perché questa era stronza, come si è letto in giro in alcune testate, ma perché il marito era un testa di cazzo alcolizzato che massacrava lei, massacrava i figli, e lei ha detto: io in questa circostanza non voglio mettere al mondo un altro figlio in questo modo. Il padre il padre poi si era opposto, era venuto a fare questa sentenza storica, che in realtà non è che liberalizza l'aborto come si legge ogni tanto in giro, semplicemente si dice è un diritto, sarebbe anche bello che le donne potessero un po' decidere di questa cosa. Il risultato è che pare che adesso 26 stati su 50 abbiano deciso di rendere l'aborto, di regolare l'aborto a livello sostanzialmente statale, e pare che 26 stati su 50, che non sono stati molto popolosi, ma comunque si impatta la vita delle persone, hanno deciso che l'aborto è legale, e l'aborto è illegale in tutti i casi. Questa è una delle robe che io volevo precisare, senza voler fare allarmismo, ma l'aborto è illegale nel caso in cui una donna sia stata stuprata, l'aborto è illegale nel caso in cui un bambino abbia una malformazione talmente grave per cui fondamentalmente non ha aspettative di vita. L'aborto è illegale nel momento in cui uno da marito si ritrova, da marito, da compagno, da fidanzato, chiamiamolo Dio come cazzo volete, ma si ritrova a rispondere alla domanda: guardi, non possiamo salvare sua moglie e il figlio, e tu ti trovi in una situazione in cui non hai più il diritto di pensare a una cosa del genere. Quindi se tua moglie muore col bambino era volontà di Dio, in uno stato dove però appunto si ribadisce il diritto di portare armi o cose di questo tipo. Ricordiamo, scusatemi, piccola parentesi, questa è una cosa che ho scoperto recentemente, che in più di 10 stati degli Stati Uniti è vietata la sodomia, cioè il rapporto anale, e per legge. E in 3 stati in particolare è vietata solamente nel caso di persone dello stesso sesso. E giusto per chiudere un po' la chiosa finale su sta roba, diciamo che a metterci un pochettino la chicca su sta cosa è che ci sono degli stati che prevedono delle sanzioni più pesanti nel caso in cui una donna abortisca che nel caso in cui un uomo violenti una donna. Potrebbe essere anche una parente, eh? Quindi nel caso in cui fondamentalmente ci fosse un caso di incesto, rischia di meno lo stupratore, per dire, che è la donna che è rimasta incinta. Tutto questo per dire, io quando avevo scelto questo film non sapevo che sarebbe stato così attuale, rivederlo alla luce delle ultime sentenze da, posso dirlo, uomo sposato da una settimana, era già un film che io avevo messo, come dicevo i miei compagnucci, sotto la voce trauma, perché era una roba che io avevo guardato ma avevo un po' cancellato un po' di robe, però avevo pensato che Jack piacesse. Però a rivederlo adesso è una mazzata sui denti, quindi io quello che posso dire agli ascoltatori che ci segue è: se volete farvi un'idea, leggete, occhio anche un po' alle fake news, perché mi è capitato di bazzicare su siti di estrema destra cattolica che parlavano del fatto che negli Stati Uniti si abortisce per fare i vaccini. Quindi quando sentite puzza di scoreggia, molto probabilmente la merda è vicina. Quindi sì, vabbè, ma poi possiamo aprire sta cosa, non sto scherzando. Piccola nota scientifica, giusto che l'hai detto. È vero che si usano delle cellule tratte da dei feti abortiti per lo studio dei vaccini e anche per la produzione, ma sono cellule clonate da feti degli anni 70 che uno può comprare anche, cioè ragazzi, se volete potete comprarle online quelle cellule, quindi non usano i feti che vengono abortiti oggi per fare i vaccini, usano cellule che vengono coltivate dagli anni 70. Anche perché, piccola parentesi, quelle cellule molto spesso non sono neanche prese dai feti, ma sono prese dal cordone ombelicale, piccole teste di cazzo. Assolutamente. Sì. Poi chiudo il momento e faccio dire a voi se avete qualcosa da dire. Allora, tutto questo perché appunto il film di oggi è un western, come dicevo, ma molto 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 atipico. Allora,
è un film che è vero ambientato nel West, per cui abbiamo pistoleri, abbiamo cavalli, abbiamo carovane, abbiamo tutto quello che vogliamo, ma non parla del classico topos del West, ovvero dell'uomo pistolero solitario che va e porta la giustizia, ma parla di una storia di una donna. E in questo è molto molto differente. E infatti io volevo lasciare un po' la parola a qualcuno per fare la sinossi, per parlare del come sia differente. Chi è che vuole parlare? Io direi lasciare la parola o a Margherita o a Simone. Buonasera anche alle opinioni non richieste. Vado io o vuoi andare tu, Simo? No, vai tu. Io ancora sto meditando. Finché puoi ancora parlare, Marghe, vai, parla. Sì, grazie. No, infatti già stavo iniziando a tremare e stasera potrei piangere. Comunque, allora, sì, il film effettivamente, guardarlo dopo quello che è successo fa veramente riflettere ed è ancora più terribile. Allora, la protagonista è questa giovane moglie che è una levatrice ed è muta perché non ha la lingua. Un giorno, c'è anche questa scena fortissima in cui lei si trova di fronte una scelta, dover salvare la madre o il bambino appena nato, scelta che poi non verrà molto apprezzata, diciamo così, dal marito, quindi dal padre del bambino, e comincerà a subire delle persecuzioni da quest'uomo e contemporaneamente anche dal nuovo reverendo che è arrivato nel paese, che sembra conoscerla o comunque conoscere qualcosa circa il suo passato, e quindi comincia a perseguitarla. La storia non segue un filo cronologico, è diviso in diversi capitoli, che ora non ricordo quanti sono esattamente. Forse quattro. E la storia va avanti e indietro nel tempo, facendoci vedere, ricostruendo la vita della ragazza, della protagonista. E quindi poi man mano scopriamo l'identità di questo reverendo, il rapporto tra i due, e perché quindi appunto lui era alla ricerca della ragazza. Sì, io dico solo una cosa poi prima di entrare un po' nell'ottica del film. E questo film in effetti è davvero toccante sotto tutti i punti di vista. Come diceva Jack prima, è atipico sia per come tratta la storia, ma soprattutto secondo me è molto atipico perché è atipico il concetto, nel senso, mi spiego meglio, che il regista di questo film è olandese, giusto? Non è un film americano, anche se penso che nella produzione in qualche modo gli Stati Uniti c'entrano. Per cui l'ottica appunto non è quella classica del Far West, della visione a stelle strisce del West, ma è tutt'altra. E poi si è voluto dare ovviamente una connotazione fortemente religiosa. Il film alla fine, allora, dire critica è poco, ma è una riflessione, ecco, più che una critica, è una riflessione su quello che può essere o quello che è stato, quello che è l'estremismo religioso in tutti i sensi. Per cui diciamo che questo è un po' per entrare nel climax del film, che appunto è una cosa totalmente diversa da qualunque altro tipo di film di ambientazione western che abbiamo visto o che potremmo vedere. Dico una roba velocissima, giusto per dare un'idea di quanto questo film sia incentrato sulla religione. Brimstone,
vuol dire zolfo. In inglese, quando si dice brimstone fire, si parla proprio dell'inferno. Punto primo. Punto secondo, quando questi, fondamentalmente, quando si capisce un po', diciamo, il pastore di che parte del cattolicesimo, di che parte del cattolicesimo fa parte, oltre ad essere una parte estrema, credo, ma potrebbe essere una cazzata, visto che si scopre che il pastore ha comunque delle origini olandesi, potrebbero essere addirittura, tipo, credo, dei protestanti o dei quaccheri, forse. Comunque è gente che non stava benissimo in nessuno dei due casi. Calcolate che in inglese quaccheri, la traduzione quaccheri deriva dal termine Quaker, perché i quaccheri erano quelli che vivevano nella religione convinti che se Dio si incazzasse, si fosse incazzato, avrebbe tipo raso il suolo attraverso un terremoto, earthquake. Quindi quaccheri arriva da lì, questi qua c'è facendo le cose perché sennò Dio si incazzava e batteva i piedi. Chiudo. Sì, però io direi piuttosto che il fanatismo religioso è un pretesto film, cioè non è su quello, è più sull'oppressione della donna giustificata attraverso la religione. Assolutamente sì, e infatti sono pienamente d'accordo con te, perché questo viene espresso molto bene. In realtà viene espresso molto bene il concetto per cui la religione diventa la scusa con cui i potenti continuano a giustificare il loro potere sui deboli. In particolare il potere maschile giustifica il proprio essere nei confronti, appunto, dell'esistenza dell'universo femminile. E questo è abbastanza lampante e viene anche detto abbastanza esplicitamente. Il problema è che in questo film, personalmente, oltre a venire detto, viene anche mostrato, ed è una costante un costante spettacolo di questa cosa, di come, appunto, la donna non valga nulla e venga sempre sottomessa con la scusa della religione o del potere in generale, a, appunto, il potere maschile, tanto da divenire veramente fastidioso. Io devo essere onesto, in particolare l'antagonista di questo film, che è interpretato da un fantastico Guy Pearce, penso che sia uno dei personaggi che più mi hanno dato fastidio negli ultimi anni che ho visto al cinema. Veramente non riuscivo, quando sono arrivato verso il terzo capitolo, io non riuscivo a sopportare la visione di lui. Lo odiavo in maniera viscerale, mi scuoteva dentro, mi dava fastidio vederlo sullo schermo. E vi dico, per me questo è stato, secondo me, uno dei grandi pregi di questo film. Sì, il cattivo fa schifo al cazzo, non solo fa schifo al cazzo proprio come essere umano, perché tu non vedi l'ora che muoia, ma la cosa particolare di questo cattivo, come diceva Marghe, è che siccome la storia è raccontata al contrario, perché tu praticamente hai la parte prima del finale, perché inizia con la parte prima del finale, poi tu hai la parte di metà, poi tu hai l'inizio e poi tu hai il finale, e in tutte queste diciamo, in tutta la storia di quest'uomo, lui comunque fa sempre più schifo al cazzo. Cioè, tu arrivi, non ha un momento di redenzione, lui non ha un momento dove tu puoi simpatizzare. Cioè, anche quando poi, magari raccontiamo un po' meglio, però anche quando supera certi limiti e gli potresti dare l'attenuante della follia, mettiamola così, comunque è talmente un pezzo di merda schifoso bastardo che usa comunque anche la follia per farsi i cazzi suoi, che non vedi l'ora che muoia, perché deve esplodere, perché è proprio un pezzo di merda, è proprio cioè è uno dei cattivi più cattivi che io abbia mai visto, più oltre la redenzione e più complesso, perché non è che dici è uno che è cattivo e basta, cioè è proprio un pezzo di merda dall'inizio, cioè in tutte le fasi, fa veramente schifo. Sì, ma non è pazzo lui, non è pazzo. Lui è sanissimo.
anzi paradossalmente usa tutti i mezzi che ha per giustificare quello che vuole fare lui. Cioè lui vuole fare delle cose che fanno schifo e lui usa la parola di Dio per giustificare quello che dice lui, quello che lui vuole. È allora, una merda. Poi di sta roba ne parliamo. Che tra l'altro, paradossalmente, scusatemi, apro e chiudo piccola parentesi, è quello che succede nel mondo. Cioè, scusatemi, io faccio un discorso molto femminista da questo punto di vista, però effettivamente è quello. Cioè, molto spesso l'uomo, come parlo proprio del maschio, utilizza le scuse più assurde per giustificare il proprio potere, per poter fare il cazzo che gli pare, perché questa è la meccanica, chiariamola, è questa la meccanica della storia negli ultimi 2000 anni almeno, ma anche più in là in realtà. Però è stato questo il maschio che utilizzava delle scuse per giustificare il proprio potere sulla donna, e fa davvero schifo, e lì era condensato perfettamente in un unico personaggio, per cui non puoi farti venire il vomito, cioè non puoi non farti venire il vomito quando lo vedi. Boh, secondo me stasera sta live prenderà una brutta piega. Perché no, io ve l'ho detto, io sono rimasto in silenzio, sono ancora in fase di profonda riflessione, perché allora io non dico che non sono d'accordo con voi, perché tutto quello che avete detto, per carità, è sacrosanto, però io l'ho visto il film in un modo completamente atipico, non diverso da voi, ma atipico, una visione forse strana, probabilmente dovuta al mio stato psicofisico, diciamo, del momento. Io non ci ho visto molto di quello che avete detto voi, ma non perché non ci sia, ma perché mi sono soffermato su altri aspetti. Allora io vi dico rapidamente che secondo me questo film è dall'inizio alla fine una visione dell'inferno. Cioè noi non stiamo assistendo a una storia del nostro mondo, ma è una visione dell'inferno dall'inizio alla fine, dove i protagonisti di questa messa in scena è difficile identificarli come esseri umani, sono più anime dannate, ma tutte. E vi dico quest'altra cosa che sicuramente farà incazzare tutti e tre quelli che sono sia sopra che a fianco. Io già sto sbattendo i piedi a terra. Bravissima. Che io, attenzione a quello che dico, perché dovete leggere tra le righe, mi sono molto immedesimato nel reverendo. Ha un senso quello che dici, secondo me. Nel senso che, punto primo, il reverendo comunque è un uomo, è una figura a suo modo carismatica, perché non è solo un cattivo spennellato. E poi vedo Marghe che sta per mandarmi in fare in culo, però c'è un sottotesto, secondo me, che lo rende ancora più interessante come cattivo. Cioè il fatto che comunque lui si sente l'unico giusto in qualche modo, in un mondo di sbagliati, portando un pezzettino di peccato. Cioè è strana la visione che lui ha. Guarda che non è così. Lui non si sente un giusto. Lui anzi non è un giusto. E guarda che secondo me non è neanche il termine cattivo, secondo me non è il termine esatto. Perché lui fa delle cose terribili, ma su quello non ci sono dubbio. Non c'è il minimo dubbio, quindi non è. Ma guarda che secondo me lui non tende a giustificare le proprie azioni,
anzi tutto, è proprio l'opposto. Lui è come se fosse costretto, quella è la sua maledizione, è una sorta di dannazione che lui ha perché sa di, no, di essere maledetto da Dio. E questa è una cosa che dice quasi all'inizio, per cui tutte le azioni che lui compie, che sono azioni terribili, su quello non discuto, ma non le compie da cattivo, nel senso che non è un compiacimento, lui non è compiaciuto dagli atti che compie, ok? E non è pazzo, non è folle e non prova piacere a fare quello che fa. È come se fosse costretto a fare quello che fa. E c'è una scena, poi magari lo diciamo nello spoiler, nel finale, che proprio apre, spalanca le porte di quello che vi sto dicendo. Perché adesso magari non è il momento, però c'è una logica in tutto quello che fa. C'è una sua logica, ovviamente, che ha una motivazione e che ha ovviamente anche un epilogo. Però non è cattivo. Nel senso puro del termine. Allora, ecco, se vogliamo farlo, eccola, passare per un povero cristiano, per il quale dobbiamo provare anche empatia, io chiudo. Attenzione, okay? Ascolta Marghe, no, forse non mi sono spiegato bene. Io non dico questo. Io non dico che bisogna provare empatia per lui, assolutamente. Non è assolutamente un povero Cristo, anzi è uno che compie delle azioni spregevoli da condannare. E su questo io dico che in alcuni aspetti io mi sono ho empatizzato un po' con lui. Non dico che è una cosa generale, ma per alcuni aspetti della sua psicologia. E non dico che un povero Cristo che deve essere capito, no, assolutamente, no. Chiariamo su questo. Sto solo dicendo che non è cattivo nel senso, non è un malvagio. Allora, vediamo se riesco. Questo è ancora peggio. Ma lo rende ancora peggiore. Ma guarda che io non lo voglio rivalutare, attenzione, per me è quello che è, cioè è un essere che merita la fine che ha fatto e anche peggio. Io non voglio rivalutarlo o dargli delle giustificazioni, sto solo dicendo che le sue azioni non sono dovute a una follia, così come hai detto tu, a un invasamento o peggio a provare più piacere dalla violenza che compie. È tutto un altro discorso. Lui è mosso, ma che il cazzo è che non ve lo posso dire ora, perché è una cosa che si svela nel finale, quindi dirla ora. No, beh, so. Adesso stai parlando, devi dircelo. Io ve lo dico. Allora, vai. Ok, nel finale, quando diciamo si arriva alla, non dico alla vendetta, alla giustizia, chiamatela come volete, della protagonista. Alla catarsi, che poi anche là non è proprio una vera e propria catarsi. Comunque, lui, avvolto dalle fiamme, dice una cosa che spiega tutto quello che lui ha fatto fino a quel momento, che è: molta gente pensa che la cosa peggiore dell'inferno sono le fiamme. La cosa peggiore, sbagliandosi, perché la cosa peggiore dell'inferno è l'assenza d'amore. Sì. E quello è. Lui è mosso dalla disperazione di non o provare, ma guarda Marco, è quello, che poi tu, a te non va bene, ok, è un altro discorso, ma è quello, lui ha un disperato bisogno d'amore e non riesce, perché è stronzo, perché è un pezzo di merda, perché è un animale, a farsi amare,
e a accogliere l'amore dalle altre persone. Lui più di una volta dice, riferendosi a Giovanna, tu sei mia, tu sei una mia proprietà, tu non mi puoi sfuggire, perché lui a modo suo la ama, lui è mosso da amore, che poi si sbaglia, ma è vero, Marghe, è quello, cioè lui è mosso da quello, lui è mosso da quello. No, no, sì. lui cerca quello, ma non, sì. non è, ma non è quello che ha, cioè non è quello che, non è quello che otterrebbe. Lui, esatto, lui... ma è la cosa più terribile, Jack, è che lui lo sa. La sua dannazione è proprio quello, la consapevolezza di non poter riuscire ad avere l'amore. Lui lo sa. Io vorrei sentire un attimo cosa da dire Margherita, perché la vedo trattenersi. Vai, Marghe. Se la sua ricerca d'amore è volersi scopare la figlia e far stare zitta la moglie, no, io non allora, lo so. No, ragazzi, no, io chiudo, veramente. No, allora... Questo, allora, scusami. Adesso no. io dico una piccola cosa, cioè adesso secondo me il punto è che il reverendo, cioè l'antagonista di questo film, è un essere che per quello che è, cioè è un essere umano che per quello che è stato investito di un potere grandissimo. E investito da quel potere si sente il diritto di fare tutto, ma quando tu senti di essere al centro del mondo, dell'universo, si chiama narcisismo questa cosa, e tu non puoi amare primo e non puoi essere amato secondo, perché anche se qualcuno ti ama tu non lo riconosci. Quindi il problema non è tanto che lui non è amato perché il mondo non lo può amare, no, è che lui in prima persona non sa che cazzo sia l'amore. Lo ricerca, per l'amor del cielo, lo ricerca, ma è colpa sua se non è neanche in grado di capire che cazzo voglia dire. Esatto, però, esattamente quello che ho detto. Ma tu capisci? Tu l'hai detto meglio di me, ma è esattamente quello che pensavo io e quello che volevo dire io. Ma tu capisci che una persona che ha potere potrebbe potenzialmente cambiare le cose, e invece lui decide di utilizzare questo potere per imporre sempre la visione centrale di lui al centro dell'universo, di tutto il resto, e tutto il resto che deve andargli incontro alle sue necessità. Per lui a un certo quello punto è sbagliato. Allora, io a parte che volevo sentire la fine del discorso di Marghe, che magari è la volta che riusciamo a non interromperlo, perché veramente secondo me io ci tenevo proprio a capire lei come l'ha vissuto questo film, un po' a parte il fastidio. Ecco, a me proprio la scena in cui lui, vabbè ormai l'abbiamo detto, in cui lui muore, quella frase che ha tirato fuori Simone mi ha fatto proprio sentire male, perché sì, sembra quasi una sorta di giustificazione, no? Che lui è un povero Dio che non ha conosciuto l'amore e quindi è cattivo, è tormentato, non lo so, sembra un antieroe romantico o qualcosa del genere. E lei dice no, cioè non me ne frega un cazzo, muori. E quindi deve fare quella fine. Cioè lui è proprio la banalità del male, no? È una persona normalissima, non è... anche se sembra immortale in alcuni casi, però è una persona, è un essere umano, è un uomo ed è un uomo di chiesa, quindi è doppiamente potente per l'epoca. Lui può fare quello che vuole, cioè lui un giorno si sveglia, dice io voglio questa cosa perché la voglio, e lui la ottiene perché lo può fare, non c'è nessuno che gli dice che non può farlo. Quando lui mette la museruola alla moglie e se la porta in giro, cioè, lui lo può fare. E non è perché lui non ha... Allora, sicuramente c'è dietro tutto un problema di crescita, di società, perché la società era quella che era, e quindi non c'era sicuramente l'educazione sentimentale, l'uomo padrone e tutto. Quindi è ovvio che lui fosse condizionato da un certo modo di, da un certo punto di vista, un certo modo di vedere la realtà, un certo modo di concepire le donne.
però non si può giustificare così. No, cioè, ma infatti non è una giustificazione. Io non l'ho letta come una giustificazione. Io l'ho letta come una motivazione, che è diverso. Non è una giustificazione che tende a sminuire quello che ha fatto, a provare compassione verso di lui. È una motivazione. Cioè, è il fatto, come diceva Jack, di essere consapevole di non poter amare e ricevere amore, ma nonostante questo sei alla ricerca continua, cioè vuoi quello che l'amore potrebbe darti, il bello dell'amore che potrebbe darti, ma sei consapevole che non ci riesci, che non puoi farlo. E questo, in questo io dicevo che è un disperato, per quello. Ma io quando dicevo questo non è che intendevo giustificare le sue azioni o provare compassione per quello che ha fatto. Anzi, peggio, lui è alle stregue, esattamente alla stessa strenua di un demone dell'inferno, che è condannato per l'eternità a fare quello. E a non provare nessun beneficio da quello che fa, consapevole che non ci riuscirà mai. È come uno che nel girone dell'inferno è costretto per l'eternità a portare delle pietre sulla spalla o a essere divorato dai cani. Lui sa che quello è il suo destino e sarà quello, non c'è via d'uscita. Tu, anche se avessi voglia di fare altro, sai che non lo puoi fare. Io per questo in tutto il film ci ho visto un po' una visione, una metafora dell'inferno, anche il fatto della suddivisione in capitoli con i capitoli della Bibbia, il bordello che si chiama l'inferno, cioè c'è una serie di indizi su questa cosa. Il paragonare questa storia, questo mondo all'inferno, dove tutti sono dannati, dove alla fine tutti fanno una brutta fine, dove tutti sono peccatori, dove tutti hanno una punizione per quello che fanno, è veramente un parallelismo molto evidente con l'inferno dantesco, diciamo, con l'inferno classico. Tutto qua, ma io non intendevo dire che le sue azioni sono giustificabili o che si debba empatizzare perché lui, poveretto, cerca l'amore. Non era questo quello che intendevo io. Io vorrei aprire giusto una piccola parentesi sul discorso dell'inferno dantesco, visto che l'hai tirato in ballo. Allora, tecnicamente appunto l'inferno dantesco deriva un po' dal 1300, ok? Però effettivamente quello che vorrebbe la religione cattolica definire inferno sarebbe appunto la lontananza dall'amore di Dio. Per cui tecnicamente a livello cristiano il concetto di inferno è la mancanza di amore di Dio. E secondo me era quello il concetto che, cioè almeno io ho visto quello nel concetto delle ultime parole del nostro antagonista, ma il punto è che secondo me vivere senza amore è a suo modo l'inferno. Un po' questa è una roba molto molto alla Nosferatu, se vogliamo proprio prendere un altro esempio celebre di Murnau, o meglio ancora di Herzog, che viene espresso ancora meglio. Però il concetto è proprio quello, cioè che del vivere senza amore, che è di per sé un inferno. Il punto è però di questo personaggio in particolare che l'inferno non è che gli è stato imposto, l'inferno c'è dentro, perché è lui che vive in una situazione dove potenzialmente potrebbe ottenere quello che vuole, ma è il suo essere in quel modo lì, il suo volere imporre
la sua visione del mondo che gli impedisce di ottenere l'amore, di vedere, di riconoscerlo, perché è talmente concentrato su se stesso, in un narcisismo che non lascia via di scampo. E quando una persona con questa mentalità si trova ad avere oltretutto potere, non può neanche avere la possibilità di cambiare, perché a quel punto è lui che con quel potere cerca di cambiare il mondo, cerca di cambiare, di condizionare le persone che lo circondano. Ed è quello che succede quando delle persone inette, incapaci di amare, egoiste e delle merde di persone si trovano ad avere il potere. E quando succede con, ed è quello che è successo con il potere maschile degli ultimi 3000 anni, questo è quello che è successo. Vi posso fare una proposta un attimo in anarchica rispetto ai nostri standard? Cioè, facciamo una roba che comunico così anche gli ascoltatori. Tanto il cattivo, allora la cosa di questo film che fa veramente schifo non è la storia in sé, ma è come viene svolta, come, cioè, quindi secondo me, direi, anche se si va di spoiler, tanto abbiamo più o meno raccontato un po' di robe, proviamo, io vorrei sollevare un po' alcuni punti, perché io ad esempio rispetto alla posizione tua di Marg e quella di Simone, a volte mi sono trovato un po' a metà, no? Perché lui è, cioè, quando io ho visto che Margherita mi stava mandando a fare in culo quando io dicevo che lui a modo suo è un personaggio carismatico, no? Ma perché secondo me mischia, cioè, più che la visione dell'inferno che dice Simone, secondo me è un personaggio che comunque ha anche un qualcosa del declino di un folle. Perché se tu guardi la storia come ti viene raccontata, no? E vedi il diverso modo di approcciarsi che lui ha, lui resta un pezzo di merda, per dire, ma lui ha la fase in cui la figlia sarebbe piccola, in cui fondamentalmente si sente proprio la reincarnazione di Dio, perché a un certo punto te lo dice proprio, ti dice: io sono perfetto perché sono come Dio. E vabbè, il fatto che lui poi abbia questa attrazione per le bambine, tra l'altro, perché visto che un personaggio è un po' così, mi ha fatto impressione nella sua ricerca di una purezza che tu non capisci se lui la ricerca come modello ideale o se sia una sensazione comunque sua di non essere in realtà abbastanza, di essere sporco, quindi di ricercare questa forma di purezza negli altri. Ma dall'altra parte non capisci neanche se deriva solo dal fatto che è un testa di cazzo che dice alla moglie che comunque nel momento in cui si sono sposati lei ha rinunciato ai diritti sul suo corpo, tant'è che anche la dinamica, una delle scene che mi ha colpito paradossalmente è proprio la dinamica sessuale che c'è tra loro due, e perché il fatto che la moglie non ci voglia fare sesso con lui e il modo in cui lui vuole fare sesso con la moglie, cioè c'è questa scena che proprio mi ha colpito tantissimo, di lui che entra nella camera da letto della moglie e dice: stasera, cioè, che se ci pensate è strano come è formulata la richiesta, cioè, perché è una domanda di una cosa che sembra che lui non voglia prendere con la forza, come se voglia fare quello ligio e rispettoso, però lo chiede come, che cazzo ne so, lo chiederesti al barista, cioè mi fai una birra media, cioè è questa la roba che è strana. E poi vedi pian piano questa persona che inizia a avere questa incapacità che lui ha di relazionarsi con gli altri, che alla fine diventa quasi un'ossessione, un desiderio quasi di rivalsa che lui persegue a tutti i costi. Cioè, la cosa che io ad esempio vi volevo chiedere è: secondo voi questo qua alla fine che cazzo voleva? Cioè, quello che lui avrebbe voluto ottenere, secondo Simone, era in qualche modo una forma d'amore, ma secondo voi due invece qual è la finalità di questo personaggio? Non ha una finalità, secondo me. Cioè, lui è un uomo del suo tempo, portato ovviamente all'estremo del caso, perché ha il potere nelle sue mani, e lui semplicemente vuole controllare tutte le persone della sua vita, i fedeli e ovviamente la moglie e la figlia. Questo lui vuole.
Secondo te, Jack? Secondo me lui nella sua testa vorrebbe appunto l'amore, però essendo incapace di amare vuole, cioè su quello sono pienamente d'accordo con Margherita, cioè, lui vuole controllare gli altri perché non è, anche lui stesso non è capace di amare. Una persona che non è capace di amare altri se non se stesso, che cosa può volere? Nel momento in cui non può avere l'amore di sua moglie, decide di scoparsi la figlia. Cioè, che cazzo volete da una persona del genere? Che cazzo volete? Ma come potete parlare di amore di una persona che non considera le donne esseri viventi? Scusatemi. Esatto. Cioè, le persone che lui dovrebbe intendere come amare, come amore, non le considera viventi. E nel momento in cui non può avere l'amore di una neanche della figlia, da nipote, ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di una persona che non ha neanche la più pallida idea di che cazzo voglia dire amare. Non ha neanche la più pallida idea di che cazzo voglia dire il significato di amore. Punto. È una persona che intrinsecamente non lo conosce e non lo conoscerà mai perché è chiusa in questa spirale di onnipotenza che gli impedisce di vederlo. È una persona del genere. È totalmente distruttiva, punto. È quello che vuole. Lui starebbe cercando una roba del genere, ma non. Ma è una sua. Lui sta cercando qualcosa che è nella sua mente, ma che non esiste nella realtà. E anche se la trovasse nella realtà, non sarebbe quello che è nella sua mente. Perché non esiste. Non esiste. Ma cioè, guarda che cioè, neanch'io lo sto allora, io non lo sto giustificando, perché tipo la scena più bella di quel film è quando lui muore, ma perché Harry è comunque un personaggio ributtante su tutta la linea. È la cosa che ha incuriosito me per dire questo cattivo è che io non riuscivo bene a capire dove volesse arrivare, cioè perché lui aveva questa asserzione di dominanza che a volte sembrava nascere da lui, a volte sembrava che utilizzasse Dio come strumento per fare questa cosa, cioè la scena che diceva Marghe è quella della museruola. In realtà a me ha fatto molta più impressione la scena in cui la moglie cerca di sacrificarsi per distogliere l'attenzione della figlia, che c'è quella scena che è raccapricciante, e è lui che la manda via perché dice è troppo tardi. Quella scena lì è terrificante, perché tu lì capisci che lui ha preso una decisione che quindi non è più solo una cosa di sesso, ma è qualcosa di oltre. A me cioè, ripeto, lui è un personaggio di merda e non penso che ci sia... Però la cosa che proprio mi ha fatto impressione è il forse non riuscire a decifrarlo, posso dire. Cioè, forse per come sono fatto io faccio molta difficoltà a capire un personaggio del genere, perché fa tutto quello che io non farei, cioè non lo farei ma neanche da uomo, marito, compagno, altro, non lo farei proprio da essere umano. Per me lui è proprio alieno, perché come dite voi, cioè fa delle cose che non riesce a capire da dove cazzo gli arrivi quella roba lì. A me è quello che ha fatto molta impressione anche di questo film, cioè è più che la scena della museruola, secondo me è proprio emblematica la scena di, a parte quella che ho citato, ma anche la scena di dove lui fa la domanda alla moglie di fronte a tutta la congregazione, cioè quando tutti sono illuminati, tutti, e lui porta la moglie davanti a tutti, che comunque è sua moglie, lui in teoria è un pastore. Quindi in teoria è paradossalmente controproducente anche per lui quella cosa, però dice perché tutti gli adulti hanno avuto questa visione e tu no? Che cosa hai fatto per essere dimenticata da Dio? Che lì non capisci se nel essere dimenticata da Dio lui parla di se stesso o parla veramente di questa... di questa spiritualità che lui millanta di avere. Cioè, io rispetto a te, Margaret, diciamo che è un personaggio che mi ha fatto schifo, però gli trovo magari un po' di spessore in più. E in un modo completamente sbagliato, ma
mi ha intrigato perché è un personaggio che io non riuscivo a capire e continuavo a dire, ma cioè, che cazzo vuol fare questo? Questa forse è la cosa che mi ha... Che poi è la cosa che ha contribuito a farmelo piacere, di, cioè, o meglio, a darmi un senso abbastanza di vomito questo film, devo essere sincero. Guarda, io ti dico la mia. A me è capitato di avere a che fare o comunque di avere amiche in relazioni con narcisisti patologici che tipicamente sono maschili, non solo, non solo, però tanti maschietti hanno questa tendenza, proprio perché hanno potere di base, e sono così. Io non li capisco, per l'amor del cielo, ma sono così. Sono esattamente così. Cioè, se tu hai a che fare con un narcisista patologico in una relazione di coppia, è così. Se tu poi gli aggiungi anche potere economico-sociale, hai quello. E non siamo lontani dalla realtà, eh? Ragazzi, lo dico in tutta onestà. Siamo molto vicini alla realtà. Perché cercano quello, eh? Cioè, quelle persone cercano l'amore idealizzato che è nella loro testa e che nessuno può dargli. E poi arrivano, poi si attaccano a queste persone che in realtà provano a dargli tutto quello che... Perché si attaccano a queste persone che tipicamente appunto sono persone, scusatemi il termine, però patetiche, nel senso proprio greco del termine, appunto, che sono molto empatiche, per cui abbiamo delle persone che sono assolutamente non empatiche, che si attaccano a persone estremamente empatiche perché, ah no, io posso tirare fuori quello che ha dentro questa persona, e si creano quelle dinamiche. Questo è quello che succede. Scusatemi, purtroppo anch'io lo sto vivendo in una situazione in cui ho avuto a che fare con situazioni del genere, e quindi l'ho vissuta molto, cioè l'ho vista molto nella realtà. Ci sono queste persone che lo fanno, hanno questa visione idealizzata che non può essere assolutamente realizzata, perché vedono questo amore come un qualcosa di assoluto nei propri confronti, perché loro amano se stesso più di qualsiasi altra cosa e vogliono che qualcuno li ami più di quanti loro stessi amano se stessi. Non è possibile. E quindi e anche quando trovano qualcuno che si annulla per loro, comunque non è mai abbastanza, perché non gli dà quella sensazione che loro vorrebbero avere, perché quella sensazione la puoi avere solamente se ami, oltre che essere amato. Ma invece tu, Marga, delle figure femminili, cosa ne hai pensato? Scusami. Allora, scusatemi, volevo dire solo che abbiamo parlato per un'ora di lui e a me non me ne frega un cazzo di lui, quindi possiamo parlare anche di lei. Assolutamente. Vabbè, penso che la cosa più potente del film sia il modo in cui le donne riescono poi in un certo senso a trovare la loro libertà nel decidere in maniera estrema della loro vita. E l'unica via d'uscita è il suicidio. Però a me è piaciuto perché è proprio un atto estremo di libertà. E questa è una cosa inquietantissima, dato quello che sta succedendo e che probabilmente succederà in futuro, perché potrà andare solo peggio, secondo me. Perché davvero l'unica via d'uscita per poter decidere di se stesse sembra l'annullamento. Io non so se voi avete visto o letto Il racconto dell'ancella, cioè una serie televisiva tratta da questa serie di romanzi di Margaret Atwood, ed è praticamente quello che sta succedendo adesso.
Cioè, la storia parla di questo futuro distopico in cui negli Stati Uniti c'è un problema di nascite per vari motivi, quindi non ci sono più bambini. E la loro decisione è praticamente quella di prendere le ultime donne fertili rimaste e ingravidarle in serie. E ovviamente non si arriva a questo da un giorno all'altro, ma si parte cominciando a togliere vari diritti. Si comincia ovviamente con l'aborto e poi si va avanti, tipo non puoi andare più al lavoro, non puoi più gestire i tuoi soldi, non puoi più decidere per te stessa, fino a che non diventi praticamente un'incubatrice. Cioè, sembra una cosa così estrema, così inverosimile, però la realtà in questi giorni è tremenda. Cioè, davvero siamo arrivati al punto in cui la mia vita vale di meno di quella di un grumo di cellule. Guarda, io ti dico, personalmente... Io ho una parente di una generazione fa che non ha diritto di scegliere di avere un suo conto corrente, non ha il diritto di prendere la pensione in questo momento perché suo marito non vuole, non ha mai fatto la patente, e non esce mai di casa, e è del 2022. Quindi non siamo mai stati troppo lontani da quella realtà. Purtroppo. Quindi è dietro l'angolo. Io penso che se ci sforziamo tutti noi possiamo trovare una persona che, cioè, possiamo trovare una realtà del genere nella nostra vita. Cioè, non so, poi magari lo dico così perché a me è capitato una persona che è molto vicina a me. Però non ci siamo molto lontani adesso. Cioè, quando si dice non potrà andare molto peggio, non è mai neanche andata troppo meglio, ecco. Allora, io in realtà spero che qualcosa venga fatto a livello sovranazionale. Non mi aspetto che dei cambiamenti arrivino dall'Italia, dove è possibile per un medico essere obiettore di coscienza. Apro una piccola parentesi, non un cazzo contro l'obiettore di coscienza, però se il tuo lavoro include anche praticare un aborto, è il tuo lavoro. Il mio lavoro è chiudere dei contratti, io non è che posso dire no ragazzi, per motivazioni religiose io questo contratto non lo chiudo, perché la mia azienda mi prenderebbe calci nel culo e avrebbe perfettamente ragione. In Italia purtroppo stavo leggendo che ci sono regioni dove è impossibile praticare l'aborto a causa del numero di obiettori di coscienza, che è una cosa assurda, ma si potrebbero parlare anche di tante altre cose. Si potrebbe parlare del fatto che in Italia si dice sempre che noi uomini siamo rovinati nel momento in cui divorziamo, però nel momento in cui un padre non paga gli alimenti, fondamentalmente la madre si attacca al cazzo, perché non esistono ancora degli strumenti molto spesso che sono efficaci in questo senso. Volevo rispondere a Marga su una cosa perché l'ho vista abbastanza emozionata e sono contento. Il motivo per cui io volevo parlare tanto di lui è perché secondo me comunque lui tanto fa schifo, tanto è frammentato, tanto è una merda, tanto io mi sono follemente innamorato del personaggio femminile. Ma non innamorato in senso... nello stesso senso che aveva lui, ma perché mi ha stupito paradossalmente quanto lei in questa situazione non si arrenda, e anche quando arriva al gesto finale, secondo me, magari sto dicendo una cazzata, ma il gesto finale di lei sembra quasi una chiusura di un cerchio che ha fatto... come si può dire, per salvare un qualcuno, ma è stata per la prima volta una scelta sua, in qualche modo non una scelta che le è stata imposta da un sistema, nonostante secondo me il finale sia un finale
a parte, diciamo, la vicenda in sé, ma il fatto che il finale si chiuda in qualche modo con l'inizio, e il fatto che comunque in qualche modo sto cazzo di reverendo sia riuscito a rompere i coglioni in modo persino indiretto, l'ho trovato un finale di poesia, e quindi era uno dei motivi per cui ci tenevo che tu ci fossi stasera, non perché sei portatrice di essere donna, come possono pensare molto, ma perché penso che tu sia una persona comunque estremamente intelligente, estremamente sensibile, e visto che ti sei sempre sbattuta per il queer, visto che ti sei sempre sbattuta comunque anche per il tema delle Final Girls, veramente ci tenevo a sapere tu che cosa ne pensi di lei come personaggio a 360 gradi, di questa povera ma fantastica Johanna, che tra l'altro, chiudo per poterci parlare, giuro, il primo che mi dice che la Fanning non è capace di recitare, perché ho letto anche sta roba e ho girato internamente una recensione solo per noi, perché non gli do figa un like a sti scappati di casa, chi mi dice che Dakota Fanning è solo fregna e non sa recitare, io gli direi: ragazzi, guardatevi questo film, poi ne riparliamo. No, ma infatti, a parte che lei per buona parte del film è anche muta, quindi non parla, recita soltanto con gli sguardi e le movenze, già è tanto. Lei è bravissima, a me è sempre piaciuta. Comunque il suo personaggio è bellissimo. Cioè, lei alla fine, come diceva Simone, ognuno in questo film è peccatore e riceve il proprio castigo alla fine, ma secondo me lei, cioè, non è un discorso che si può applicare a lei, perché tutto quello che lei ha fatto l'ha fatto per sopravvivere in un mondo appunto in cui devi fare quello per sopravvivere. È il discorso che fa la figlia, dice: mia madre è una guerriera, ha lottato perché solo così in questo mondo puoi andare avanti. E alla fine non è che lei riceve una sorta di castigo per quello che ha fatto, è la naturale fine di una donna, purtroppo. Cioè, che non c'è un lieto fine per lei, non ci poteva essere un lieto fine. Però lei ha trovato il modo di, almeno nella morte, riprendersi un po' di possesso su se stessa. Perché lei si lancia, ormai, vabbè, abbiamo fatto spoiler di tutto, quindi diciamo anche questo, viene arrestata alla fine per un omicidio che non ha commesso, perché lei aveva preso l'identità di un'altra donna che aveva ucciso questo uomo, quindi viene arrestata e trasportata su questa imbarcazione, questa zattera, e si lancia in acqua, quindi muore annegata. Ma Marghe, in questa scena, ma soprattutto nello sguardo che c'ha lei mentre va giù, tu non ci hai visto un po' un parallelismo con la morte della madre? Quando sì, la madre si uccide, lei poco prima, cioè qualche minuto prima, gli aveva detto: io preferirei morire piuttosto che non essere libera. Sì, ma infatti penso che la scena più bella del film sia quella della morte della madre, perché lei fa una cosa potentissima, cioè la madre si uccide in chiesa. Cioè, quella scena per me è perfetta. Lei fa, cioè, è una vendetta a suo modo nei confronti del marito. Entrambe, la madre e la figlia, hanno fatto quella scelta, che però è una scelta. Però secondo me c'è una differenza tra la madre e la figlia. La madre ha fatto una scelta lì perché non riusciva più a sopportare oltre. Johanna invece per tutta la vita ha cercato di fare le proprie scelte, anche sottostando a volte al potere maschile, però è sempre stata una che ha lottato per avere la propria libertà. E quando avere la possibilità di vivere voleva dire stare, sottostare, ma comunque avere la possibilità di gestire la propria libertà, lo faceva.
quando diventava intollerabile si rifiutava, l'ha sempre fatto. E infatti secondo me l'ultima scena era semplicemente un'ulteriore espressione del suo essere così, essere incapace di accettare di dover subire il potere di qualcun altro. E io in questo io l'ho trovato un personaggio veramente strepitoso. Sì, io volevo aggiungere solo una cosa sulla madre. La madre è vero che non aveva la stessa determinazione magari della figlia, perché comunque è come se avesse accettato, forse anche per proteggere la figlia, determinate cose. Però è anche vero che non siamo tutte delle guerriere. Cioè a me è un poco questo termine, non è che piace molto quando si parla di queste cose. Cioè abbiamo anche il sacrosanto diritto di non farcela. Ma guarda, wow, cioè nel senso sì, infatti ti dico, personalmente lei, Ioanna, è un personaggio strepitoso, però non è che nel mondo bisogna essere tutte per forza così, perché sennò le cose non cambiano, cioè per l'amor del cielo, no? Cioè se c'è il male è colpa del male se esiste, non è colpa anche... E se c'è qualcuno che non ce la fa ribellare vuol dire che se lo merita. No, vaffanculo, il male esiste, punto. Quindi sì, la madre secondo me non aveva la stessa risolutezza, forse davvero era condizionata dal fatto di avere una figlia, che è un condizionamento non da poco. Io ho una teoria sulla madre che è un po' questa, paradossalmente. Cioè, secondo me la madre a un certo punto molla perché si rende conto di avere una figlia che comunque ce la può fare. Perché la madre fino a quel momento è stata fondamentalmente uno scudo per la figlia. Ripeto, cioè la scena dove la madre è disposta a scopare questo perfetto coglione pur di sottrarre la figlia a un incesto, secondo me vuol dire tanto. Forse lei a un certo punto non ce la fa più, ma lo fa, ma questa ripeto un'opinione mia da uomo, quindi magari perdo comunque anche dei pezzi proprio per una questione genetica, mettiamola così. Però forse lei in quel momento lì se ne va anche perché capisce che la figlia, perché una delle ultime cose che la figlia le dice è: io non sarò mai come te. Quindi forse, cioè paradossalmente a me ha colpito perché non era l'accusa di una figlia, ma era una, forse in qualche modo, una constatazione, tant'è che la madre secondo me fa questa cosa forse anche a cuore un po' più leggero. E la cosa che ho trovato interessante è un po' il parallelismo, ma un po' anche un'altra cosa che magari non c'entra un cazzo, però mi ha molto colpito, è che anche quando Ioanna alla fine si sta buttando di sotto, quindi si capisce perché è praticamente ammanettata, quindi si sa che sta morendo, comunque le sparano. Cioè tu vedi lei che affonda comunque circondata da proiettili. E quella scena, devo essere sincero, mi ha parecchio colpito come scena, perché comunque non, è come se questa donna in qualche modo non ci avesse diritto a un momento di pace. Cioè cazzo, quando io l'ho vista così, fra me e me ho pensato... Anche se c'è un motivo per cui chi la vuole catturare è così infogliato, però ti giuro, fra me e me ho pensato, minchia, almeno quando sta morendo, potete non romperle i coglioni? Questa è proprio una cosa che genuinamente ho pensato, l'ho trovata a modo suo, cioè, ributtante quella scena lì. Però... rispetto alla figura di Ioanna, un'altra piccolissima cosa che volevo dire, che mi ha comunque stupito, e non so come dirlo, quindi lo dico così. Ioanna secondo me non è che sia forse una guerriera, come adesso viene usato questo termine nel 2022, no? Per cui fondamentalmente le donne devono essere tutte girl power e devono essere più o meno come gli uomini, perché sennò non valete un cazzo. Però Ioanna ha quello spirito di vitalità che
per certi aspetti, e lo dico anche qua come mi viene, mi ha ricordato uno Scarafaggio, perché lei, cazzo, nonostante tutti cerchino di calpestarla, nonostante le succedano veramente, cazzo, le peggio cose, lei comunque ha questa volontà di sopravvivere, che se ci pensate bene non è neanche detto che sia così strettamente legata alla speranza, perché una persona che ha avuto una vita di merda così, secondo me non è quella persona che vive perché ha fiducia magari nel futuro, no? Perché ad esempio chi ha alternato cose molto belle a cose molto brutte può dire ok, domani magari succede qualcosa di bello. Il personaggio di Johanna è un personaggio figa che veramente ne succedono di tutti e di più. Però questa sua ferrea volontà di sopravvivere nonostante tutto è una cosa che me l'ha fatta apprezzare tanto, perché è paradossalmente un film fatto dove antagonista e protagonista hanno delle finalità che sono comunque, anche se tu le vedi in scena, un po' incomprensibili per noi. Cioè, perché il cattivo... è difficile capire veramente tutto il suo piano, quale cazzo sia. E dall'altra parte anche lei non si arrende, ma non sembra una che possa avere poi una speranza. Cioè lei alla fine ha un breve periodo di pace, brevissimo, che è da quando lei scappa, quando incontra quello che può essere suo marito, fondamentalmente. Quello possiamo definirlo una sorta di periodo di pace, però non sai neanche quanto dura in realtà, perché ti puoi basare solo sull'età della figlia più piccola. Quindi è veramente un sospiro, perché la bambina non è comunque piccola, molto piccola purtroppo. Ma ti dico, secondo me è anche una questione semplicemente di avere la possibilità di poter decidere. E lei ha cercato, oltre a sopravvivere, lei voleva avere la possibilità di decidere della sua vita. Fosse anche davvero vado, mi sposo con uno che non ho mai visto, però è una mia scelta. Se poi è stronzo me ne vado. Però è una mia scelta. Io faccio la prostituta in un bordello... è una mia scelta, ok? Ma quando qualcuno mi impone di stare sotto il suo dominio senza che io possa scegliere, e allora lì no. E secondo me lei in questo è guerriera, non a, come dicevi te nel termine, prendo il fucile e sparo, nel senso che combatto, nel senso che mi ribello, nel senso che non me lo faccio andare bene. Te lo rendo difficile, ti metto i bastoni tra le ruote, ti rompo il cazzo, non te lo permetto, non ti permetto di dirmi che cazzo devi fare. Questo è quello che fa lei. Quando c'è qualcuno che dice lo devi fare, lei se non vuole, no. Ed è secondo me questa la grandiosità di quel personaggio, perché lo fa in un mondo in cui non potrebbe farlo. Nessuno gli dice brava perché lo fai, lei lo fa solamente per se stessa. E questa è una cosa bellissima, perché secondo me il mondo può cambiare veramente solamente quando gli individui decidono di cambiare per se stessi. Non per la società, non per il cazzo, non per questo, per quell'altro. No! Quando ognuno lo fa per se stesso, perché vuole la propria libertà, combatte per la propria libertà, combatte per il proprio diritto, per il rispetto di se stesso. Qua possono cambiare le cose. E lei per questo è guerriera. Perché tutti quanti gli direbbero che sarebbe meglio se non lo facesse. Lei sarebbe una donna migliore per gli altri se non lo facesse. E invece lo fa. Perché per lei è meglio. Sì, c'è anche una scena, secondo me, molto bella. Poi scusatemi, poi sto zitto, ma non so se voi l'avete notata. Quella, sempre nel dialogo con la madre... di quando lei è in chiesa, sta parlando con la madre, che vedi la donna più anziana da dietro che la guarda e la moglie di quello che è a fianco a loro, che la guarda un po' come se fosse una, in qualche modo, un'aliena, no? Proprio per farti vedere un po' la contrapposizione di chi
per assenza di coraggio, assenza di forza, assenza di possibilità. Si è dovuta piegare e guarda sta ragazzina che invece vuole sapere un cazzo di piegarsi da questo punto di vista. È una scena, ma in realtà secondo me questo film da un punto di vista poi di immaginario, di capacità di fare scene complesse, impressionanti, cioè spacca veramente il culo. Ma devo dire che era da un po' che non vedevamo un film, secondo me, che non ci scuoteva in questo modo. Posso dirlo in tutta onestà. Cioè, in qualche modo, a livello emotivo, ci ha toccato tutti questo film. Sì. Quindi, direi che comunque è un film che merita di essere visto. Sono 2 ore e mezza, ma 2 ore e mezza che ti lasciano qualcosa. È uno di quei film, non mi ricordo chi è che diceva prima che l'ha dovuto intervallare. Ah sì, Simone, che ha dovuto intervallarlo con Studio 666, perché in effetti la visione dritta e filata di questo film può essere pesantina, in effetti. Però, cioè, personalmente ve lo dico proprio, il mio discorso personale è un po' quello che mi piace nel film, nel cinema. Cioè, a me piace quando un film mi tocca dentro, cioè mi scuote, cioè quando la persona che ero prima di vedere il film è diversa dalla persona che ero dopo che l'ho visto, e questo film in qualche modo mi ha toccato, ecco. Siamo senza parole. Siamo senza parole. È tosto. Secondo me, cioè, io personalmente era un film che non mi aspettavo. Così, non me l'aspettavo. Mi ha toccato tante corde, dallo schifo al rispetto, cioè per diversi personaggi ovviamente, mi ha fatto vivere tante emozioni diverse. E secondo me è una di quelle cose che era un po' che non provavo in un film, di avere questo genere di emozioni è così forte. Tra l'altro, appunto, in un film che oggi come oggi è quanto mai attuale, purtroppo, in un mondo in cui il diritto della donna di scegliere il proprio corpo diventa sempre più messo in discussione, in un mondo dove un gruppo di uomini possono decidere del diritto o meno di donne di fare quello che vogliono col proprio corpo. Onestamente, è tristemente quanto mai attuale. E personalmente sono molto preoccupato perché in futuro potremmo anche avere al governo donne che sono in realtà abbastanza d'accordo con questa politica, e questa cosa mi mette ancora più i brividi. E ovviamente ogni riferimento a Giorgia Meloni è puramente casuale. Però sono veramente veramente preoccupato per il futuro da questo punto di vista. Non lo so, se vogliamo parlarla così, diciamo che ci sono sempre dei periodi di risacca, e questo periodo non è un periodo buono, perché comunque stiamo parlando di un periodo dove c'è ancora una guerra, dove ce ne sono ancora tante altre, stiamo parlando di un periodo di oscurantismo culturale molto forte, però di contro è anche un periodo dove si stanno prendendo le misure di tante cose, è un periodo dove... Che per certi aspetti potrebbe anche essere necessario, secondo me, perché comunque purtroppo
i grandi cambiamenti arrivano anche da, da grandi dolori. Io spero solo che, insomma, che le persone pian piano inizino a diventare un po' meglio. Questo me lo auguro. Questo me lo auguro, nel senso che ti dirò che la cosa che mi ha fatto veramente rimanere male di questo film, che è il motivo per cui, insomma, è pesante, è che alcuni slogan che sono utilizzati non sono cose molto, molto diverse. A me era capitato, vabbè, tanti anni fa, di avere a che fare con persone di una nota ala della, insomma, come si può dire, religiosa di destra, che fa rima con coniglione a colazione, che appunto, parlando del matrimonio, mi dicevano: no, vabbè, ma nel matrimonio non ci può, alla fine non ci può essere stupro, perché nel momento in cui un uomo e una donna si sposano. E io quella roba lì me la ricordo ancora, con, anche perché la persona che me l'ha detta era una persona che aveva tre sorelle, quindi io ho detto: perdonami, ma quindi se tua sorella si sposa e c'è un giorno che non si sente, non ha voglia, c'è i cazzi suoi, suo marito lo butta sul letto e fa sesso con lei, la sua risposta era stata: no, vabbè, ma cioè, comunque un matrimonio consacrato agli occhi di Dio. Detto, minchia. Però, ripeto, purtroppo, anche se ci saranno delle vittime, purtroppo servono anche queste persone di merda per far capire alle persone in che direzione invece bisogna andare. A volte abbiamo proprio bisogno di un qualcosa di profondamente sbagliato per farci capire dove dobbiamo andare, perché sennò ce ne tendiamo a dimenticarcelo, purtroppo. E... io dico sì, ma anche meno non farebbe male, ecco. Sì, nel frattempo moriamo, però poi si migliora. Anche meno. Sì, cioè, infatti. Io, bello il concetto, ma anche meno. Io, grazie. Cioè, ripeto, purtroppo siamo cioè, anch'io sono preoccupato di sta cosa. Cioè, vi dico anche la verità, io ho due nipoti, tutte e due femmine, e il pensiero che vivono in un mondo così, insomma, piacerissimo non mi fa. Anche perché io e Alex abbiamo 40 anni, siamo due adulti e siamo sicuramente, quantomeno, mettiamola così, in grado un po' di capire questa cosa. Però se proprio volete rabbrividire, dovreste leggervi anche degli articoli, se vi interessano, se qualcuno veramente si vuol fare del male, già che stiamo parlando un po' di aborto e non aborto, sulla violenza ostetrica. Cioè, io ho visto... Io purtroppo sono stronzo, sono curioso di queste cose. Un po' di tempo fa avevo letto un articolo su una sentenza di mala sanità, dove fondamentalmente questa donna era andata a partorire, era stata trattata molto molto male, e da lì ho scoperto che ci sono molti casi in cui, in caso di donne fragili in un momento come il parto, c'è violenza da parte di ostetrici e ostetriche. Cioè casi in cui ti trovi dottoresse o dottori che comunque utilizzano metodi poco convenzionali per la nascita, donne che hanno visto rifiutata la richiesta degli antidolorifici, per dire. Quindi... sì, il farti cose senza prima chiedere se possono farlo. Anche... si trovano degli articoli molto, molto interessanti anche proprio da un punto di vista, diciamo, legale, ma anche per fare capire a te, potenziale utente, su cosa dovresti stare attento quando ti trovi in una situazione del genere. Ad esempio, uno dei segnali è quando si cerca di separare, mettiamolo così, marito e moglie in certe circostanze. Marito e moglie, ma per dire compagno e compagna, papà, mamma, che dite come cazzo volete, in certe circostanze, esatto, in certe circostanze, quando le due persone dichiarano di non essere separate in quella circostanza lì.
E ci sono dei racconti che sono abbastanza terrificanti a questo punto di vista. Quindi sì, diciamo che anch'io sono per la scuola dell'un po' meno, però spero che da tutta questa merda che c'è negli ultimi ormai 3 anni, le generazioni che sono in passaggio e possono avere magari un'attenzione alla politica che noi abbiamo perso, facciano delle scelte più giuste di quelle che abbiamo fatto noi. Questa è la mia sola speranza. Guarda, io ti dico, io personalmente sono molto preoccupato, perché l'America sta andando in una direzione totalmente fuori di testa, ed è l'America. Gli stati islamici, se parliamo di diritto alle donne, lasciamo perdere. In Africa non siamo messi tanto meglio, e magari potremmo anche evitare di parlare della Cina, che sono 3 miliardi di persone, e anche lì non credo che se la cavino molto 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 bene. Allora, anche lì però il problema della Cina è un problema politico a 360 gradi, sì, che impatta quello... pesantissimamente le donne più che gli uomini, questo è vero. Sì, ma quello che dico io è: se siamo 7 miliardi sul pianeta, questi problemi toccano forse 6 miliardi e mezzo del pianeta, della popolazione del pianeta. Cioè, sì, sì, purtroppo sì, ma infatti non stiamo parlando del 50-50, stiamo parlando forse che, no, ma neanche, probabilmente qualche centinaio di milioni di persone non ne sono così tanto toccate, così tanto. Tanto da poter abortire, per dirne una, che già che ne abbiamo parlato. Cioè, siamo a un livello un po' oltre l'accettabile, secondo me. No, assolutamente, però io che sono uno che purtroppo ha sempre magari un ottimismo a volte un po' esagerato, ci sono sicuramente degli stati che dovranno affrontare dei cambiamenti giganti. La Cina, prima o poi qualcosa succederà anche lì, e potrebbe non essere bello, però il sistema cinese non è un sistema, secondo me, che è eternamente sostenibile, soprattutto nel momento in cui inizieranno a girare più soldi all'interno, e nel momento in cui, ridistribuendo le ricchezze, non sarà facile tenere tutti sotto una cappa. Il sistema statunitense è un sistema comunque misterioso di suo, dove ancora stanno facendo la lotta, però se vogliamo vedere le cose buone, di fronte a questa sentenza, comunque ci sono state mobilitazioni molto grosse, molto importanti. Cioè, sarei molto più spaventato se fosse passata in silenzio, perché poi alla fine, per come siamo noi, è molto più fastidioso il coglione, come è capitato a me sotto un articolo della CBS, che era un cazzo di mormone che mi diceva: ah, perché è giusto così, e mi fece, e aveva come fotoprofilo lui con i suoi cazzi di figli, 100.000 figli e i fucili in spalla, però non c'è solo quello, cioè c'è del movimento, e spero che questo movimento in qualche modo arrivi verso l'alto. Non bisogna, secondo me, non bisogna avere paura, non perché non è giusto, ma perché molto spesso la paura poi può portare all'assegnazione. Invece, quando succedono queste cose possono essere cambiate con le piccole cose a volte, cioè con una corretta educazione alle persone che ti stanno vicino, che può essere paradossalmente proprio il ruolo dei genitori, con magari non accettare tutti questi comportamenti, e la speranza è che, cazzo, di certi discorsi fra 10 anni non ne sentiremo più. Spero. Beh, per essere partiti a parlare di Brimstone ed essere arrivati qua, insomma, è un bel viaggio.
Però effettivamente, tornando un attimino al film, penso che dica tutto questo e forse anche un attimino di più, perché ci sarebbe tanto da dire anche sugli altri personaggi. Tipo c'è anche i personaggi maschili, comunque non tutti i personaggi maschili fanno cagare in questo film. Cioè, questa è una cosa che mi è piaciuta personalmente, perché molto spesso in un film dove si parla comunque un film femminista, a volte può capitare che i personaggi maschili siano tutti dipinti come degli inetti o degli inutili o delle teste di cazzo. Insomma, qua personalmente il personaggio, ad esempio, del pistolero, quello è un grandissimo, cioè quello è un personaggio che mi è piaciuto tantissimo, al di là della brutta fine che fa, intendo dire, però, e dice delle cose bellissime. Tra l'altro, una delle frasi più belle del film, secondo me, la dice lui, quando dice quel discorso del porgere l'altra guancia. Secondo me è una frase che è molto comoda per chi ha potere nei confronti di chi non ce l'ha. È vero. Da quel punto di vista, quel tipo di dottrina cristiana è proprio quella dottrina che viene esasperata esageratamente che c'è nel Vangelo, per l'amore del cielo, ma viene poi esasperata all'interno della dottrina cristiana perché è un modo che ha di mantenere il potere. Perché se tu dici a una persona, no, quando subisci un sopruso devi porgere l'altra guancia, tu abitui la gente a stare sotto di te, a stare sotto il tuo stivale, uomini, donne, quello che vuoi, e quello è quello che fanno. E secondo me quel personaggio in particolare dice quella frase, lo dice e coglie perfettamente quella meccanica. Ma un altro personaggio maschile molto bello è quello appunto del marito di Joanna, sì. Molto, perché alla fine lui non sa che cazzo sta succedendo, ma si fida di lei. Cioè, ovviamente all'inizio non sa, e quindi prova a dire no, ma dai, ti sbagli, perché non sa, poi piano piano capisce e le dà fiducia. È bello anche perché lui è dalla sua parte quando muore il bambino durante il parto. Lui le dice non è colpa tua, la difende dalla gente della città che comunque comincia a vederla come un'assassina, quello che ha fatto. Lui le dice non è colpa tua. Sì. Sì, anche se c'è da dire che i personaggi maschili positivi di questo film fanno tutti delle fini delle terribili. A me invece, come personaggio maschile, quello che mi è piaciuto di più e quello che secondo me è più potente di tutti è il bambino. Wow, quello ha veramente una potenza stratosferica. Cioè, ma già solo la forza che ha avuto nell'uccidere il padre. E poi a farsi carico di una famiglia, cioè viaggiando, portando quel carro, e fino alla fine, che probabilmente si immaginava lui stesso che sarebbe andata così. Quindi pur di salvare quel forse quello che ha all'interno del film, quello che prova, o quantomeno che dimostra più amore, il personaggio maschile che dimostra più amore verso gli altri, verso le donne, verso la sua famiglia. Paradossalmente, partendo da invece una situazione molto di non di rinuncia, di distacco, di non accettazione della figura della nuova madre, per intenderci. Sì. Però alla fine sì. Ma perché poi alla fine lui capisce che in effetti tutto quello che stava succedendo, fondamentalmente lui non accetta la madre perché, ritornando alla questione delle scelte, non è stata una sua scelta, è una cosa che gli è stata imposta, quindi una figura che è andata a sostituire la sua vera madre, ma senza che qualcuno gli abbia chiesto un parere.
quindi è una cosa che lui ha subito come un'imposizione, e che paradossalmente ha iniziato a capire e ad amare nel momento in cui ha visto che anche questa persona subiva dei soprusi, delle violenze, una sorta di persecuzione. Quindi anche in questo il bambino è una figura molto, molto matura, nel senso che riesce a distinguere le cose con una consapevolezza. Quindi a me è piaciuta tantissimo. Allora, intanto, scusatemi, piccola comunicazione. Nick è scappato. Nick ha avuto un blackout, quindi... Esatto. Secondo me sono stati i peruviani. Per me mi hanno tagliato la luce. I poteri forti, secondo me. E te, Marghe, tra i personaggi maschili, qual è che salveresti? Cioè, qual è ti è piaciuto, insomma, di più? Oscillo tra il marito e il ragazzo, il pistolero. Perché un po' è anche lui, no, che fa capire alla ragazza che può avere una vita differente, che può scegliere per se stessa. Sì. Quindi è fondamentale più lui. Che però paradossalmente non è lui, cioè... Lui sì, in un certo senso la indirizza, ma allo stesso tempo viene anche utilizzato da lei, in un certo senso, perché a un certo punto è anche lei che lo va a cercare, perché dice no, io non voglio stare, cioè non voglio stare sotto mio padre, per cui è lei che lo va a cercare lui. Quindi paradossalmente sì, è vero che lui la guida, ma allo stesso tempo viene usato quasi lui, quindi per me è un bel personaggio. Infatti anche per me è piaciuto, purtroppo non ne abbiamo parlato per tutta la live, ma anche a me è piaciuto molto, oltre appunto al marito. Su quello sono molto d'accordo con te, sono i due personaggi maschili che mi sono piaciuti di più. Anche il bambino però, in effetti, ora che, dopo che l'ha detto Simone, sì, però continuo a pensare che... Ma poi cioè quel discorso che ha fatto il pistolero, poi io, minchia, mi si è aperto il cuore. Io ho detto, minchia, sì, assolutamente. Gli ho voluto tanto bene a lui. E quindi, peccato appunto che, appunto, come diceva Simone, purtroppo i maschietti in questo film, quelli in gamba, fanno tutti una brutta fine. Vabbè, diciamo che anche le donne non è che fanno una bella fine. Sì, per questo dicevo che è un po' la metafora dell'inferno, perché alla fine fanno tutti una brutta fine, cioè sono condannati, sono tutti condannati. Assolutamente, fanno tutti una brutta fine. Ma d'altra parte è un mondo molto selvaggio quello del West, e secondo me è reso molto bene qua. Cioè è un mondo dove il diritto alla vita non esiste, dove bisogna combattere per sopravvivere, e soprattutto combattere per avere la possibilità di avere il diritto alle proprie scelte. E questo film, ricordiamo, scusatemi per magari chi si è collegato dopo, che ne stiamo parlando di tutto il film ma non abbiamo più detto il titolo, che è Brimstone. Lo trovate su Prime. Questo film davvero parla di tutto ciò, parla di sopravvivere, parla di scegliere, parla di avere la possibilità di scegliere la libertà. Ecco, di ribellarsi, scegliere la libertà, che è una cosa difficile, che non è una cosa da tutti, però c'è qualcuno che lo fa. E quindi, ed è questo il motivo per cui si possono definire persone eccezionali. Ragazzi, io vi lascio sempre senza parole. Cioè, io, sì. io lo so che sono molto epico nel portare le cose, però non vorrei lasciarvi senza parole, insomma. Per cui, allora, intanto Nick,
mi scrive che è saltato tutto la parte sua, per cui penso che non si ricollegherà più, purtroppo. Per cui, ciao Nick. E nel mentre io appunto direi che possiamo chiuderla qua, anche perché abbiamo tirato molto lungo, ma ne valeva la pena, perché era da un po' che onestamente secondo me un film non ci toccava tutti quanti in una maniera così profonda. E quindi la butto là, in generale, maschi, femmine, tutto quanto. Personaggio preferito? Lei, la protagonista. Simone? Personaggio preferito? Bah, io te l'ho detto, a me è piaciuto tantissimo il bambino. Il bambino, anche se non ha una presenza così forte durante il film, però è secondo me fondamentale in più di un passaggio, quindi a me è piaciuto tanto il bambino. E poi lo dico, ma a me è piaciuto, però non è che è piaciuto perché mi è piaciuto, però come è disegnato, per quello che, per la figura che rappresenta all'interno del film, a me il reverendo, una menzione la farei. Perché è importante, allora. perché è una figura, tu immagina questo film senza questa figura, cioè non avrebbe senso. Allora, devo dire che questo film si regge tanto sul fatto che c'è un antagonista veramente odioso e veramente ben scritto. Cioè non è... Esatto. Scusatemi se io tiro fuori ancora Guillermo del Toro, però non è cattivo, non sono i cattivi da Guillermo del Toro che sono cattivi perché sono cattivi. Perché io sono cattivo. No, questo qua è... No, conosco... Ho amiche che hanno relazioni con gente del genere, per cui è molto reale come personaggio. Quindi, sì... è un personaggio scritto veramente da Dio. Ciò nonostante, il mio personaggio preferito, sono d'accordo con Marghe, che è lei è fenomenale, perché è quella che sa piegarsi quando bisogna piegarsi, ma allo stesso tempo, quando cazzo non si vuole piegare da quel lato lì, non si piega da quel lato lì, e vaffanculo. Cioè, e lì è capace di sfidare qualsiasi cosa e addirittura arrivare ad ammazzarsi alla fine. Non gliene frega un cazzo. Tu non la fai piegare dove non vuole lei. E io davvero lei l'ho adorata per questo. Fenomenale, veramente. Abbiamo parlato di Dakota Fanning, ma anche la ragazzina che l'ha interpretata giovane, Emilia Jones, pure lei bravissima, e credo che anche lei abbia avuto bisogno di un po' di terapia dopo, eh? figa ragazzi, no, allora c'è da dire che no, poi a livello attoriale andiamo un attimo perché poi abbiamo parlato tantissimo della storia di quello che ti dicevano, ma abbiamo parlato tanto dal punto di vista tecnico di questo film, parliamo a livello attoriale, cioè la Fanning è strepitosa. Guy Pearce non ne parliamo, perché davvero era da tanto che non volevo entrare dentro un televisore e spaccargli la faccia a un personaggio, come mi è successo guardando sto cazzo di film, che gli volevo proprio mettere i pollici nelle orbite, proprio muori bastardo, e invece no, ho dovuto aspettare 2 ore e mezza, perché pezzo di merda. Ma non solo, ma appunto la ragazzina da giovane, ma anche coso Jon Snow il pistolero Kit Harington è bravo qua, cazzo bravo, sì, funziona bene, tutti quanti funzionano bene qua, anche la madre, cazzo la madre, anche lei lei ha fatto Il Trono di Spade, però adesso non mi ricordo il nome dell'attrice. Figa, brava anche lei, porca puttana. Brava anche lei, Madonna. No, davvero, ma poi anche a livello di fotografie, tutto, cioè, no, davvero, stiamo parlando di comunque un film della Madonna.
Sì, dal punto di vista tecnico, cioè, è veramente ineccepibile. Anche la colonna sonora, il tema principale è bellissimo. Quindi merita, è un film che merita, è un film secondo me da prendere con le pinze, un film, è uno di quei film pericolosi, perché è uno di quei film che ti costringe a pensare. Quindi è veramente un film scomodo. Questo è un film scomodo. Non sono 2 ore e mezzo di intrattenimento. Già, è come se, cioè, quando lo guardavo era come se appunto ci fosse qualcuno che mi metteva le dita nelle viscere e un po' le rimestasse. Ma non tanto per l'effetto visivo, anche se c'è da dire che piccola avvertenza per chi voglia vedere questo film, anche se appunto se guardate Carcassa, se seguite Carcassa, se ci seguite, probabilmente siete abituati a ben peggio, però comunque nel film c'è gente che viene fatta a pezzi, c'è qualcuno che viene sbudellato e impiccato con le proprie viscere, cioè lingue tagliate, cioè proprio non roba che proprio è per tutti i palati, ecco, mettiamola così, per cui qualche scena un po' fortina per un film del genere c'è, però anche lì non si scade mai nella gratuità, cioè è tutto perfettamente coerente con la situazione. Figa, mi hai fatto anche tornare in mente la scena appunto dell'impiccato con gli intestini. Madonna mia, no, Anche l'impiccato nel cesso non è anche male. l'impiccato nel cesso. Vabbè, ma l'altra parte lì doveva finire così. Bene, dai, allora io direi che possiamo chiuderla un po' qua. Allora, abbiamo parlato tanto, abbiamo toccato tanti argomenti e questo è un film che ci tenevo tanto a portare su Carcass e parlarne con voi dopo averlo visto e dopo che appunto l'ha consigliato Nick, che purtroppo adesso è impossibilitato a causa blackout. Però sono contento che appunto che ci siamo, sono contento che ne abbiamo parlato, sono contento delle discussioni che ci sono state, sono contento che vi abbia toccato almeno quanto me. Perché è un film che secondo me è stato trattato non con la giusta importanza, ecco. Non gli è stata data la giusta importanza a questo film. Io non lo conoscevo minimamente, ho letto recensioni, ho letto votazioni. Viene considerato un film nella media, secondo me è un film molto superiore alla media. Ma te Molto l'ho detto, interessante. ma t'ho detto, è un film scomodo, è scomodo per un sacco di motivi, è scomodo per le tematiche che tocca, perché dura 2 ore e mezzo, perché non è un film d'azione, quindi 2 ore e mezza devi essere concentrato, cioè non è uno di quei film dove ti puoi distrarre più di tanto. Non è un film per tutti, proprio per un cazzo. Quindi capisco che non abbia avuto un grosso seguito. Ma noi siamo a Carcassa e dei film per tutti ce ne sbattiamo il cazzo, quindi Esatto. cioè, ci sta anche. Anche se adesso è ancora più attuale, quindi magari. Esatto, per cui io lancerei questa proposta a tutti quelli che appunto ci hanno sentito parlare per 1 ora e 48, sprechino altre 2 ore e mezza della loro vita e si guardino sto cazzo di film, perché va visto. Va visto soprattutto in questo momento, così potrete incazzarvi con noi e magari, come dicevo prima, essere una persona un attimino diversa da quando, rispetto a quando si è cominciata la visione. Perché personalmente io mi sono sentito così e penso anche voi. Sì, però fatemi un cenno. No, ma volevo dire, guarda, che io consiglierei a chi ci segue, a quei pochi che ci seguono e che ci ascoltano, di vedere Brimstone e subito dopo andare al cinema fino al 29 a vedere Studio 666. Così hanno
una specie, una terapia d'urto, che però non cancella Brimstone, perché l'ho fatto, quindi Brimstone vi rimane, però veramente è una specie non dico antidoto, però aiuta a sopportare meglio la visione di Brimstone. Tra l'altro, cosa carina è che Studio 666 al cinema è in lingua originale, non è stato doppiato. Beh, ci sta, effettivamente. Tra l'altro, per chi volesse sapere cosa ne pensiamo di Studio 666, abbiamo già fatto una puntata, per cui recuperatela, perché ci è piaciuto comunque. Spoiler, ci è piaciuto. E siamo appunto su tutt'altre tematiche, però Brimstone è in realtà uno di quei film che proprio ti... qualche pugnetto nello stomaco te lo tira. Uh-huh. Per cui... si può notare dalla loquacità dei miei colleghi. Sì, infatti. Secondo me questa è stata la live con più momenti di silenzio che abbiamo mai fatto. Ma ci volevano. Mm-mm. Ci volevano. Avrei potuto dire una minchiata per stemperare, ma in realtà secondo me in questo film... Sì, devo dire che stasera minchiate non abbiamo proprio quasi mai detto. Di solito facciamo battute, risate, cose, ma... stasera no, proprio stasera ci siamo solo arrabbiati. Ci siamo solo arrabbiati. Ed è giusto, ma così. Ma è giusto, sì, ma infatti è giusto. Questo è un film che fa arrabbiare. Quindi continuiamo a incazzarci, ragazzi miei. Incazziamoci, ma allo stesso tempo... cos'è quel gesto lì? Mandiamo un segnale. Incazziamoci, ma allo stesso tempo facciamo qualcosa, per cui se abbiamo la possibilità non giriamoci dall'altra parte, o se non altro non facciamo come i pecoroni nella chiesa di Brimstone, che dicevano sì, anch'io ho visto il Signore, vaffanculo. Quindi noi siamo onesti con noi stessi, ragazzi. Io direi che da Jack è tutto, da Margherita Bleedingham buonanotte, e da Simone buonanotte, e anche da Nick buonanotte, anche se lui purtroppo si è scollegato per problemi tecnici. Alla prossima Carcasse Putrescenti, recuperatevi Brimstone e poi ringraziateci, perché cazzo ce lo meritiamo se non lo conoscevate sto film. E buonanotte a tutte, Carcasse Putrescenti.